Benvenuti a Fudo Mordo! Dopo molto tempo siamo tornati. Hey! Oh! Ci sono stati dei problemi perché abbiamo avuto molti impegni imprevisti. Uno di noi è morto. Sì. Come potete notare, alla mia sinistra non c'è nessuno. Prima di iniziare questo video volevo comunicare il vincitore del concorso. Quale? Quale? Come quale? Ah, come si chiama la mascotte? Ah, come si chiama la mascotte? Il vincitore del contest è Mr. Ender 25. Il nome è Saruman. Saruman, bello. Allora, la parola Saruman sarebbe salmone pronunciato dai giapponesi in inglese. E guarda caso è uguale a Saruman. Bellissimo. Esattamente, ci è piaciuto anche perché sembra il nome di Saruman, il famoso stregone del Signore degli Anelli. Quindi richiama Food of Mordor. E adesso passiamo all'esperimento di oggi. Allora, volevo provare con voi a vedere cosa succede cucinando il cibo al contrario. Mi sembra un'idea. Capo! Per spiegare meglio cosa vuol dire, ho preparato per voi una ricetta, diciamo, basilare della cucina italiana e non solo. Ovvero pennette al pomodoro al sugo. Cosa succederebbe invece se fossero i pomodori, ovvero cioè quelli che compongono il sugo, ad essere cotti con la salsa fatta di pasta? Io penso che tu sia schizofrenico. Ovvero, avrebbe lo stesso sapore della pasta al sugo? Bah! Siete pronti per mangiarlo? No! Ok, vai! E adesso passiamo al primo che assaggerà, prego. Coci. È molto buono. Alzo un po'. Però che esplosa. Mi è esploso il pomodoro in bocca. Però sì. Buono. Sembra vomitando, che schifo. È esploso. Esploso. Non ancora, ecco esploso. Ragazzi. Fa un po' di impressione, però. Ma lo sapete la consistenza questa? Sì, è consistenza vomitosa. No, non lo fate a caso. Giorgio lo prende proprio per una pelleccia. A Giorgio piace il pellecchione e si vede. Ma sembra un morso stop. È scoppiato. È scoppiato? Ma che schia. È un animale bestioso. Cioè, la prima volta, ragazzi, appunto con Bordor che il piatto viene apprezzato. Cioè, questo è un momento. Qui, esperimento, pasta al contrario, riuscito! Okay. Allora, qua noi a Food of Mordor non dobbiamo per forza mangiare solo robe schifose, eh. Ah, no, male. Cose di merda. Quindi facciamo anche esperimenti sociali. Bravo. Questo che cosa è di sociale? L'inversione delle classi sociali. No, i ricchi diventeranno poveri, e i poveri diventeranno ricchi. I carnazzo a sotto e macrumaggio. Dopo una prima accozzaglia di roba in bocca che sembrava vomitato, poi l'ho apprezzato molto perché alla fine sembra quasi riso con questo pomodoro che ti esplode in bocca e voi sapete di cosa sto parlando, quindi riuscite. Apprezzatissimo, quell'esplosione pummarolea in bocca è stata poesia, la pasta ottima. Se c'era un po' di parmigiano, regalo, un piatto regale. Bravo. Rispetto agli altri che mi hanno traumatizzato. Quindi voto 10 più con lode, incomiabile, stretta di mano, wasabuche. E anche un regalo da fare. Ragazzi, io però ho una piccola precisazione da fare. Secondo me la pasta era un po' scotta. Un po'. Questo è un po' scotto. Aspetta, ma per pasta intendi pomodori? La pasta è per interpretazione. Bravo, la pasta era scotta. Così. Vabbè. Giorgio Doce. Francesco? Vabbè. L'avevo previsto che non sarebbe stato male, perché comunque era solo per vedere, per farvi capire come quello che volevo realizzare. La prossima volta proveremo cose più complesse, più particolari. Articolate, esatto. Esattamente. Quello che volevo sapere da voi è se il sapore è lo stesso oppure è cambiato? Non è lo stessissimo, però è la salsa di pasta. È accettabile lo stesso. La salsa di sembra omogenizzato. Sì. Ah! Quale preferite tra l'originale e questo? L'originale! Tutte e due! Va bene.
Quindi se anche questo video e questo esperimento vi sono piaciuti, iscrivetevi al canale YouTube. Iscrivetevi alla pagina Facebook. Mettete un mi piace da entrambe le parti. E condividete con tutti i vostri amici. Come al solito un saluto da Francesco, Maurizio, Giovanni e Giorgio. E questo era Food of Mordo! No, ma fa blu blu blu, vicino. Sta girando, vai! Blu 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 blu, fai un blu blu. Allora.